Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Acne e cicatrici sul viso. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Luca Lungovaschetto, che è il direttore sanitario della clinica Lungovaschetto che si trova a Torino. Buonasera, dottore, ben trovato. Buonasera, buonasera a lei. Allora, dottore, quante sono le persone in Italia che soffrono di acne? Ma allora, dagli ultimi studi, dalle ultime analisi che sono state fatte, adesso parlo di un dato mondiale, ma il dato italiano è totalmente sovrapponibile, si parla di un dato che si avvicina all'85% per quanto riguarda le persone che hanno sofferto o che soffrono attualmente di acne. Questo significa che l'acne è divenuta ed è, insomma, una patologia a tutti gli effetti e che ha degli effetti da un punto di vista dermatologico, ma anche da un punto di vista estetico e psicologico, in quanto colpisce la pelle come malattia dermatologica, ma influisce anche da un punto di vista estetico, cioè dal piacere di guardarsi allo specchio e di apparire, comunque di presentarsi in pubblico, anche da un punto di vista psicologico. Le persone che ne soffrono sono comunque toccate da un punto di vista di autostima e di percezione di sé da questa affezione, e l'85% capite che è un numero piuttosto elevato, insomma. Eh sì, dottore, purtroppo è così e soprattutto ne soffrono maggiormente quando si tratta di ragazzi giovani che ancora magari sono nella fase dell'adolescenza e quindi vengono ancora più colpiti dal punto di vista psicologico. Ma quali sono le cure efficaci per l'acne? Allora, sono molte. In realtà possiamo parliamo in primis, insomma, di cure sistemiche. Abbiamo detto che si tratta di una patologia, di un'affezione di tipo dermatologico, quindi possiamo parlare inizialmente di cure da un punto di vista sistemico, cioè la patologia. Capiamo per prima cosa di che cosa si tratta, cioè quali sono le cause che ingenerano l'acne. L'acne è generata da alcuni batteri che vivono sulla nostra pelle, ma che in alcune persone particolarmente predisposte da un punto di vista ormonale, da un punto di vista del pH della pelle o da altri fattori, possono svilupparsi particolarmente e dare questa piccola problematica, piccola grande, insomma, problematica. Quindi una delle cure principali che si può utilizzare è quella di un antibiotico, utilizzare particolari specifici antibiotici con cure che purtroppo sono anche piuttosto lunghe, però può dare un miglioramento della situazione. Si può utilizzare anche delle altre tipologie di trattamenti, ad esempio si può lavorare sulla produzione di sebo, quindi sull'attività della ghiandola sebacea, ad esempio utilizzando delle sostanze più o meno di origine naturale, nel senso di derivazione naturale, o di sintesi, che sono in grado di ridurre la produzione di sebo. Questo per dire che se noi togliamo un ambiente in cui i batteri si possano sviluppare, comunque peggioriamo l'ambiente in cui loro si possono sviluppare, sicuramente miglioriamo la situazione da un punto di vista clinico. Non va sottovalutata anche la parte alimentare, quindi l'alimentazione. Ci sono studi che dimostrano che un eccesso di zuccheri, quindi un'assunzione eccessiva di zuccheri da parte delle persone affette da acne, peggiori fortemente l'acne. Quindi una riduzione importante degli zuccheri, trattamenti con antibiotici e con una riduzione della produzione di sebo comporta sicuramente un miglioramento o comunque una cura della nostra acne. Dottore, per quanto riguarda l'acne, se ne parla tanto e se ne parla spesso, e ci sono tanti falsi miti che la riguardano. Potrebbe sfatarne qualcuno, per favore? Sì, certo. Beh, si legge di tutto sui blog, sui consigli che si scambiano le persone affette da acne. Beh, il primo mito da sfatare è quello principe, e che magari vi stupirà anche, che l'esposizione al sole, cioè stare al sole, migliora l'acne. È un falso mito, ma in realtà parzialmente vero, nel senso che cioè esporsi al sole dà immediatamente un risultato di miglioramento dell'acne. Questo perché? Perché l'effetto dei raggi ultravioletti sui batteri è sicuramente dannoso e quindi migliora l'effetto che noi possiamo avere sulla nostra pelle. Quindi il nemico del nostro nemico è nostro amico. Il punto è che l'esposizione solare comporta due problematiche. Una, il fatto che a seguito dell'interruzione dell'esposizione solare, si ha quello che si chiama normalmente effetto rebound, cioè un effetto di rimbalzo. C'è un peggioramento successivo della produzione di sebo e quindi dell'acne.
L'altro grande problema è dovuto al fatto che il sole crea macchie. Tutto dove c'è un'infiammazione, e l'acne è prettamente infiammatoria, possiamo reliquare delle macchie a seguito dell'esposizione solare. Un altro dei grandi miti è l'utilizzo di sostanze tipo il limone mischiato al bicarbonato messo sul viso, oppure il dentifricio messo sulla lesione acneica. Insomma, sono tutti miti che consigli più o meno della nonna che si possono trovare su internet. Qual è il problema di tutto questo? È che in alcuni casi questi rimedi fai da te possono essere anche dannosi sulla nostra pelle, se non addirittura peggiorativi. Ad esempio l'utilizzo dell'albume d'uovo, qualcuno consiglia anche l'utilizzo dell'albume d'uovo. Ecco, questo è un fattore occludente della nostra pelle che può peggiorare fortemente l'acne. Attenzione anche al trucco. Trucchi troppo pesanti o troppo coprenti possono chiudere i pori e peggiorare la situazione dell'acne, anche se da un punto di vista estetico possono in qualche modo nasconderla, però in realtà sono peggiorativi. Beh, grazie dottore. Quindi, oltre alla terapia per bocca, che cos'altro si può fare per l'acne? Beh, il gold standard del trattamento dell'acne, cioè la miglior terapia scientificamente provata per il trattamento dell'acne, è fondamentalmente il peeling chimico, l'utilizzo del peeling chimico, associato all'utilizio del laser CO2 frazionato. Questo perché? Perché il peeling chimico lavora sulla ghiandola sebacea, oltre che sulla pelle vera e propria, dando un'esfoliazione, quindi andando a portare via lo strato cutaneo, che è poi responsabile anche di favorire l'occlusione della ghiandola sebacea e di creare un ambiente favorevole ai nostri batteri, e in più va a lavorare su quelli che sono gli esiti cicatriziali dell'acne. Magari la ragazzina o il ragazzino che si sono particolarmente schiacciati i brufoletti, perché è un classico, lo fanno quasi tutti, anche se non si deve fare, questo comporta la formazione di piccole cicatrici, di segni che in qualche modo andranno poi eliminati. Possono essere dei segni di tipo infiammatorio, quindi rossi, possiamo avere dei segni marroni, ipercromici, oppure possiamo avere delle vere e proprie cicatrici. L'utilizzo del peeling migliora questo tipo di trattamento, associato poi al laser, che a sua volta ha altri effetti piuttosto importanti. Il laser, per esempio, lavora in profondità nella nostra cute, andando a rigenerare gli strati cutanei e riempire le cicatrici dell'acne. Bisogna però fare molta attenzione quando si parla di peeling, perché esistono diverse tipologie di peeling. Esistono dei peeling homemade che si possono fare a casa, sono dei peeling molto superficiali che hanno un effetto molto simile a quello di uno scrub molto leggero. Possiamo avere dei peeling di intensità media che sono in genere dei peeling che si possono effettuare dall'estetista, ma che hanno poco più dell'effetto di una pulizia del viso. E poi ci possono essere dei peeling invece molto più profondi, che sono dei peeling medicali, che invece vanno a lavorare appunto sulle cicatrici e sull'acne attiva anche in molti casi. Ecco, in questo caso bisogna fare attenzione a farsi trattare soltanto da professionisti specializzati, quindi in centri medici, con medici specializzati nella medicina estetica, nella dermatologia o nella chirurgia plastica, o farsi comunque trattare in centri medici in cui ci siano infermiere specializzate che eseguono questo tipo di trattamenti, importantissimo. Dottore, a tal proposito, ultimamente si sente parlare del metodo torinese, e fra l'altro so che la sua clinica è stata la prima in Italia ad adottare questo modus operandi, che possiamo definire anche rivoluzionario e controtendenza volendo. Di che cosa si tratta? Sì, assolutamente sì, è vero. Il metodo torinese io credo che sia una forma mentis, perché il concetto di torinesità è fondamentalmente una forma di pensiero. Si può riassumere in una frase che è tipicamente un'espressione torinese, che è esagerumanen, la traduco, vuol dire non esageriamo. Si applica un po' a tutta la medicina e la chirurgia estetica, ed è il concetto di ringiovanire, migliorare, risolvere delle problematiche facendo sì che il risultato sia naturale. Cioè, lo scopo in qualsiasi approccio
torinese deve essere quello di far sì che le persone che ci guardano ci dicano: oh, ti vedo benissimo, ti vedo ringiovanito, ma non sono ringiovanita soprattutto, ma non siano in grado di capire esattamente che cosa è stato fatto, o meglio, non siano in grado di capire che è stato fatto qualche cosa, vedano l'effetto senza capire qual è il meccanismo che l'ha portato. Questo si applica alla medicina estetica, ripeto, quindi dalle labbra al ringiovanimento del viso, al corpo, ma anche al trattamento dell'acne. Io voglio che i miei pazienti, quando escono dal mio studio, possano essere presentabili, non necessitino di essere completamente bendati, di grandi medicazioni, insomma, che possano approcciarsi alla vita sociale in maniera naturale. Questo è il concetto di torinese, io lo applico in tutta la mia professionalità, nella mia attività, in modo che le mie pazienti siano soddisfatte da un lavoro di tipo discreto, bellissimo e naturale, quindi torinese, esagero, ma è. Dottore, io la ringrazio infinitamente per essere stato qui e grazie per averci portato delle soluzioni efficaci e valide. A presto. Grazie a voi, buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.